La sclerosi multipla è una malattia imprevedibile. Ci si può svegliare una mattina, una come tante, e sentire che qualcosa non va. Uno strano formicolio alla gamba, il braccio improvvisamente pesante, una stanchezza infinita e a volte anche la difficoltà di ricordare. Quando ti colpisce agli occhi, la tua vita, così come la conoscevi, non la vedrai mai più. Anche le cose semplici diventano difficili. Ti cambia il senso dell'equilibrio, ti lascia stremato, senza sapere dove e come colpirà di nuovo. La sclerosi multipla attacca il cervello e il midollo spinale. Per questo può farsi sentire ovunque, in ogni parte del corpo e in modo diverso, da persona a persona. A tutti però cambia la vita nello stesso modo, per sempre. Così ogni giorno è un giorno in più per provare a combatterla, perché guarire è ancora impossibile. Ogni 3 ore una persona scopre di avere la sclerosi multipla. 2 su 3 sono donne, la metà sono giovani. A volte sono bambini o ragazzi. E una cura definitiva non esiste ancora. Nel frattempo, ogni momento della vita si fa più complicato. Ogni ora di lavoro più faticosa. Ogni traguardo più difficile da raggiungere. Perché la sclerosi multipla è una malattia che può ridurre progressivamente la forza, le sensibilità, la vista, la capacità di organizzare i pensieri, di ricordarsi le cose. È una malattia che prova a fermarti, letteralmente. Ma tu combatti e vai avanti, perché la vita è più forte. Foligno, lo chiamano il centro del mondo. Siamo nella zona industriale, a Sant'Eraclio, dove ha sede il gruppo operativo AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, fondato nel 2011 da Anita Rondoni. E conosciamo la storia di Anita Rondoni. Grazie per averci ospitato qui innanzitutto. Grazie a te Roberto. Allora faccio una precisazione, è lu centro del mondo. Questo è il dialetto. Questo è il dialetto, certo, siamo a Foligno. Allora, la mia storia è una bella storia. Nel 2005, in seguito ad un incidente, abbiamo avuto la diagnosi di sclerosi multipla. Tutto quello che era successo prima non conoscevo la sclerosi multipla, quindi non sapevo, non potevo neanche rapportare, non ho detto mai a nessun medico le mie problematiche, anche perché trovavo sempre delle giustificazioni. E allora qualcuno ha detto, mo te lo faccio capire, tu fino adesso non hai voluto capire, adesso te lo faccio capire. Quindi in seguito a questo incidente c'è stata una risonanza magnetica e abbiamo scoperto la sclerosi multipla. Logicamente all'inizio è stato un po' traumatico, perché conoscendomi e vedendo il mio corpo che non era come adesso, però ci stavano delle difficoltà maggiori, e la cosa non è che è stata digerita molto bene. Quanti anni aveva Anita quando ha scoperto di avere i prodromi della sclerosi multipla? Allora, io avevo 52 anni, quindi ero già bella grande, però è come quello che dice, allora ho fatto una vita di sacrifici, mi sono impegnata per il lavoro, mi sono impegnata con i figli, cioè quei sacrifici che non pesano, perché tu hai voluto costruire una famiglia, ho sempre creduto nella famiglia, il rispetto in me stessa e il rispetto verso la mia famiglia e gli altri. Quindi tutto quello che avevo fatto, anche se era costato, però ero contenta di quello che avevo raggiunto, perché ho 2 ragazzi magnifici, almeno fino adesso, Arianna e Giovanni, che si sono sposati e mi hanno regalato 2 maschietti a destra e 2 a sinistra. Quindi il primo nipotino, 12 anni, Simone, che è nato a novembre del 2005. E quindi nel 2005, dopo un lutto in famiglia, ovvero mia madre che è morta il 26 luglio, pensavo di poter accudire la mia casa, di poter avere dei miei spazi, di fare quelle cose che io penso che qualunque donna ama, specialmente dopo un periodo di lavoro e stare fuori casa, quindi non avere quel contatto con la casa. E il 7 ottobre la mattina avevo già tirato fuori sul letto tutti i cartoni per poter poi mettere tutti gli indumenti dentro le bustine per poter fare questo passaggio dall'estate all'autunno, inverno. E la sera mi sarei dovuta incontrare a Spoleto con il dottor Conforti, perché volevamo aprire un'associazione qui a Foligno. A Foligno c'era la Glaia, a Foligno ancora non c'era niente, mentre adesso c'è Persefone, fortunatamente. A Spoleto c'è la Glaia. Scusa, a Spoleto.
E invece alle 9 di sera c'è stato l'incidente e quindi da qui è scaturita la sclerosi. Un incidente automobilistico, ecco, specifichiamo questa cosa. Lei ha subito un tamponamento, mi diceva prima di accendere la telecamera. Sì, non è stato un tamponamento, è stata proprio una presa in pieno, perché stavamo parcheggiando e la macchina che è arrivata per dietro ci ha dato una gran pizza. E una station wagon, non esisteva più la parte posteriore. Comunque da lì poi con degli episodi appunto abbiamo scoperto che c'avevo la sclerosi multipla. Quindi ho dovuto un attimino elaborare questo lutto, perché così dicono i medici che è un'elaborazione di un lutto. Poi mi sono detta, allora Anita prima, Anita sei adesso. Cioè non è cambiata la tua condizione di vita, ok. Però la vita io ho sempre sostenuto, l'ho sempre insegnata ai miei figli, l'ho insegnata ai miei nipoti, benché sono piccoli, però la vita è una. La vita è un bene prezioso, è un dono che non deve essere sprecato. Quindi mi sono ripresa la mia vita, ma questo è stato anche grazie a me, che ho preso questa decisione, ma la famiglia, gli amici, cioè tutto quello che stava intorno a me. I dottori, perché mettiamoci anche questo, il dottor Zamporini, il dottor Stefanucci, che poi è arrivato anche il dottor Corea. Quindi tutto questo aiuto anche da parte in campo medico, più tutto quello che c'è intorno, ha fatto sì che nel 2011, visto che c'era bisogno di avere un punto associativo e un punto di riferimento, ho aperto il gruppo operativo. Non c'era prima del 2011 nessun gruppo operativo, ma c'era una sezione provinciale a Perugia dal 97, quindi neanche tanti anni prima. Specifichiamo solo una cosa, lei dopo l'incidente ha avuto i primi segnali, ma che sono indipendenti dall'incidente. Li avrebbe comunque avuti, le hanno detto i medici. Sì, tanto queste sono quelle cose che... il mistero, quindi lasciamoli nel mistero. Io so solo che da lì, in quel momento, ho preso la mia vita e l'ho cambiata. L'ho cambiata perché ho detto, ok, c'è bisogno di aprire un gruppo operativo, visto che c'è la sezione provinciale di Perugia. AISME, quindi Associazione Italiana Sclerosi Multipla, un'associazione che quest'anno festeggia i 50 anni. E sono 50 anni che si occupa delle persone con sclerosi multipla, tutelando i diritti delle persone con sclerosi multipla. Quindi è una cosa importantissima, è un'associazione che si occupa solo di sclerosi multipla. Insieme alla sua fondazione, la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, FISME, e raccolgono fondi, il 5 per 1000, affinché la ricerca, anche perché in Italia il 70% della ricerca, scusate ho smesso di fumare, e la ricerca è finanziata da tutto ciò. Noi scendiamo in piazza due volte l'anno con la gardenia, quest'anno appunto per il 50° la gardenzia, quindi gardenia e ortensie, poi scenderemo a ottobre con le mele e in più la settimana nazionale con le piantine aromatiche, e la vendita delle piantine aromatiche saranno destinate tutte alla ricerca. Mentre queste altre due raccolte fondi sono destinate alla ricerca, però in parte restano anche nelle sezioni proprio per affrontare le attività di benessere che si mettono in piedi, perché è importante far condividere con le persone con sclerosi multipla e appunto essere un punto di riferimento, dare delle risposte ai bisogni delle persone e fare delle attività di benessere, perché non è solo il discorso riabilitativo fatto dall'ASL, c'è altro. Noi per esempio qui a Foligno facciamo il Tai Chi, che è un'attività olistica che serve per l'equilibrio. Poi facciamo danza, movimento, terapia, che so diversi anni il gruppo è aumentato e le persone sono contentissime. Poi facciamo arte terapia, poi facciamo teatro, una compagnia teatrale che è nata da una fisioterapista che mi è stata presentata diversi anni fa e si doveva laureare in teatro e sclerosi multipla, quindi mi ha detto se ero interessata a questa cosa. Beh, visto che lei si era interessata a teatro e sclerosi multipla, come potevo non essere io interessata? E poi psicologicamente sono attività che servono proprio a creare una realtà vivace intorno al malato di sclerosi multipla. Perché lei è intercorso un po' di tempo da quando ha avuto l'elaborazione di questo lutto psicologico, ma anche fisico, fino a quando ha pensato che mancava un gruppo operativo, bisognava fare qualcosa in Umbria.
Sicuramente sì, anche perché questo c'è stato anche il supporto psicologico, no, non lo dimentichiamo, il supporto psicologico che c'è la psicologa Mary Micheli che si trova presso il centro clinico di Foligno, e in Umbria siamo riusciti adesso con il PDTA, la presa in carico della persona con sclerosi multipla, che sono delle linee guida da seguire, e la prima parte diagnosi e terapia per esempio è già stata approvata, adesso stiamo facendo la riabilitazione e tutto quello che è intorno alla riabilitazione. Cognitiva, motoria e appunto il discorso psicologia. E la dottoressa Mary Micheli sta in ospedale a Foligno e a Trevi, al centro riabilitativo. In più l'associazione, ecco, per esempio ho dimenticato che c'è anche la psicologa dell'associazione, che sono formate poi da Genova, cioè dall'associazione AISM Sud di Genova, quindi non sono persone impreparate. È quella centrale. Esatto, sì, perché la sede centrale si trova a Genova. In ogni regione ci sono le sezioni provinciali e poi ci sono i gruppi operativi che dipendono dalla sezione provinciale. Quindi è una grande rete, c'è un numero verde, ci sono neurologi che rispondono a qualunque domanda, assistenti sociali, cioè oltre alla campagna che AISM ha fatto fino adesso. E noi abbiamo un obiettivo. Agenda 2020, cioè nel 2020, quindi manca più poco, vorremmo che tutti i punti dell'agenda, scusi, abbiamo qui l'agenda, sì. Esatto, i punti dell'agenda che sono la presa in carico, la riabilitazione, le commissioni per l'invalidità, il lavoro, l'autodeterminazione, sono 10 punti, fossero tutti esauditi, sia per la persona, perché quando uno ha un bisogno ha bisogno di avere delle risposte a breve tempo, no? Le risposte non si possono dare a anni di distanza, ma subito, o perlomeno cercare. E questo l'associazione fa, e noi come gruppo operativo, come sezione provinciale di Perugia, è questo, per tutte le persone con SM, perché la nostra missione è raggiungere tutte le persone con sclerosi multipla, nessuna esclusa. E con le commissioni per esempio di Perugia e Terni già ci abbiamo avuto l'incontro portando il materiale medico-scientifico che è stato stilato da AISM nazionale e INPS nazionale, quindi parliamo di un'associazione che a 360 gradi è importante. Adesso il 3 maggio saremo a Roma, sarò a Roma perché c'è la presentazione di un nuovo materiale medico-scientifico fatto da AISM e INPS, e quindi poi farò l'incontro con INPS della regione Umbria, perché le persone non devono andare con paura, con ansia, perché noi abbiamo la sclerosi multipla, abbiamo una dignità e vogliamo essere valutate per quello che abbiamo, non ci devono regalare niente di più, però non ci devono togliere, perché se vedono una persona giovane non vuol dire che una persona giovane non c'ha disturbi, noi abbiamo i disturbi invisibili che non si vedono, però se uno conosce la sclerosi multipla sa che la fatica, noi siamo delle pile che la mattina non siamo cariche, le pile la mattina già siamo a metà, arriva un po' fino alla sera, quindi e non è che poi la notte dice vai a riposare e te ricarichi, no, perché la fatica è qualcosa che ci distrugge, però uno vede che cammina, vede che sta bene, magari anche che si trucca, dice allora va bene, no, perché ci stanno i disturbi invisibili, perché ci sono delle terapie invalidanti e fa un po' l'interferone un giorno sì, un giorno no, quindi con febbre, cioè uno non si rende conto di quello veramente che può passare una persona specialmente giovane, specialmente se c'ha un posto di lavoro, che facendo l'interferone la sera, la mattina dopo si deve alzare e sapesse quando è duro. E chi lo fa ogni 15 giorni, che è una dose massiccia di interferone che metti dentro. Cioè noi ci sono delle terapie, sì, fortunatamente fino a 20 anni fa non c'era niente, da 20 anni in qua c'è l'interferone e tutte le altre terapie, quindi che bloccano la sclerosi multipla. Speriamo che arrivino altre terapie meno invasive, però ti danno modo di poter vivere, però è un però. È un però che lascia comunque sia la speranza a molte persone, visto e considerati i passi in avanti che sono stati fatti. 3 maggio, incontro a Roma, incontro anche con l'INPS, quindi se io volessi in questo momento esaudire un desiderio, dopo il 3 maggio, averla in studio da noi, ci racconterà come è andato questo incontro. Ci viene a Roma?
Allora, io spero di sì, di essere presente a Roma. Ci metteremo d'accordo perché, ecco, maggio è il mese della settimana nazionale della sclerosi multipla. Ci sarà la giornata mondiale della sclerosi multipla, il convegno scientifico che faremo a Perugia e a livello di regione, quindi proprio sulla ricerca, dove è arrivata la ricerca. E quindi spero di sì, di modo che vengo a raccontarvi tutte queste cose. E ci sono tante belle cose che lei deve raccontare, come ad esempio il volo in Aliante. Esatto. Non sveliamo niente. Grazie a te, grazie a voi, grazie. Scena 7-11. È importante finanziare la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla con il 5 per 1000 perché è l'unica speranza che abbiamo per trovare nuove terapie.